vasetti di vasocottura. È un po' che non cucino qualcosa nella vasocottura e una mia cara amica mi ha detto che vuole assolutamente che io le faccia vedere come fare del pesce, in questo caso dei trancetti di merluzzo, semplicemente in vasocottura ma con un po' di spezie. Ora, per fare tutto ciò ci serve appunto dei tranci di merluzzo, questi erano surgelati, io li ho scongelati e li ho messi su della carta scottex per fargli perdere un po' di acqua, perché la caratteristica comunque del pesce surgelato è quella di rilasciare parecchia acqua. Anzi, se li schiacciate un pochettino e vedete, come in questo caso, che ne rilasciano ancora un po', altro non dobbiamo fare che prendere ancora un pezzetto di carta scottex e tamponare il nostro pesce. Ecco che si sono asciugati. Poi li prendiamo e li tagliamo a pezzettini su di un tagliere. Tagliamo quindi il nostro merluzzo in pezzettini grandi tipo un dado da cucina. Se vedete che vi rilascia ancora un po' di acqua, tamponatelo ancora con un pochettino di carta cucina. Ora prendiamo una ciotola e mettiamovi un bel cucchiaino di curcuma. Guardate che bel colore. 3-4 mulinellate di pepe nero, che oramai sapete che ci serve per attivare la curcumina. Un cucchiaino di coriandolo in polvere, che ha questo aroma freschissimo che a me piace molto. Mezzo cucchiaino di cannella. Una punta, ma proprio una punta, di peperoncino in polvere. Potete anche omettere il peperoncino se non vi piace. E questo che è l'ingrediente segreto, vedete? Ve lo spiego nel prossimo video, ma è polvere di scorza di limone, un pizzicotto di sale abbondante e mescoliamo le nostre spezie. Aggiungiamo 2 o 3 cucchiai circa, andate un po' a occhio, di olio, in questo caso olio di semi, per non coprire il sapore del merluzzo che è molto delicato. Andiamo poi ad unire il merluzzo e mescoliamo delicatamente, vedete, attenzione perché si rompe, è piuttosto fragile. Ecco qua, fino a coprire bene tutto il nostro pesce. Ora lasciamo riposare una mezz'oretta tranquillo e intanto facciamo ordine. Una volta riposato prendiamo i nostri vasetti, questi sono quelli che utilizzo io, ne ho preso uno un po' più grande perché ho fatto un po' più di pesce, lo riempite fino a 2/3 della sua capacità nominale, semplicemente con il nostro mix di pesce e spezie, ecco qua. Prendiamo i nostri soliti vasetti, guarnizione, via. 4 ganci, ecco, ancora un pizzichino di sale in entrambi i vasetti e ancora una spolverata di polvere magica di scorza di limone. Nel prossimo video appunto vi farò vedere come farla. Un goccino ancora di olio, chiudiamo e siamo già pronti per andare in cottura. Semplice, no? Ecco qua, 4 ganci. Ora, la cottura al microonde necessiterà di avere il microonde impostato sui 650 watt per 5 minuti. Attenzione perché scotta, ragazzi. Tiriamo la linguetta, facciamo saltare sotto vuoto. Scotta da morire. Ok. Il nostro pranzo o la nostra cena sono pronti. Ecco, vedete? Il nostro merluzzo con le sue erbe, spezie. Possiamo andare ad impiattare. Ecco, questo piatto è ideale servito con del riso basmati oppure con delle verdure fresche di stagione, quello che preferite. Ed è veramente facilissimo da fare, molto molto gustoso e sano. In pochi minuti abbiamo preparato una cena sana, appetitosa, leggera, adatto anche per chi è a dieta. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale e clicca mi piace. E ci vediamo alla prossima. Ciao!